Σας εύχομαι η καλή Κυριακή και ευχαριστούμε ξανά η ομάδα μας για την παρουσία της. Ai nostri confratelli, vescovi, sacerdoti, laici, che
che è stato il loro incontro qui a Cipro. Siamo molto lieti di averti qua in questo incontro domenicale attorno al banchetto eucaristico. Ci fa capire che siamo tutti quanti nelle nostre diversità una sola Chiesa, un solo corpo di Cristo. Fai fare una con un sorriso che mi ha caristiso, così la verus che mi scopus, che eris, la impus, per poner la podiamo alle scuole, gli atti che si danisi, in il banco di un uomo la vescomaste, chi lo ordine, ivia chi ne ha via drapesa, che αυτό μαρτυρεί την ενότητα της Εκκλησίας που δισπούται αποτελούμε μία μόνο Εκκλησία. Vorrei anche ringraziare il segretariato del CCE, in modo particolare il segretario generale, che anche siamo uniti tutti con lui oggi, perché in questi giorni da 25 anni, è diventato sacerdote di Cristo. Tanti auguri a parte noi. E fa ieri anche una caristia del Domenico Gramatea των Ιερών Συνόδων της Ευρώπης, καθώς και τον πατέρα Μάρτιν, ο οποίος γιορτάζει σήμερα τα 25 χρόνια από την Εκκλησία. Ecco, padre Duarte, grazie per lo sforzo con tutta l'equipe, con lei e dal segretariato. Mandiamo da Cipro un saluto alla Presidenza e a tutti i vescovi nostri confratelli del CCE. E ευχαριστούμε λοιπόν τον πατέρα Μάρτιν για αυτή την προσφορά στην Εκκλησία και από όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλη την γραμματεία των Ιερών Καθολικών Συνόδων της Ευρώπης για την παρουσία τους εδώ. In nome del Vicario Generale Monsignor Fanon, che sta qua una colonna vertebrale di questa comunità, di questa cattedrale, di questa comunità con i sacerdoti, padre Giuseppe, padre Fresco, adesso sacerdote, anche con la corale della comunità, con tutti quanti, uniamoci in preghiera insieme a Monsignor Joaquin, che rappresenta tra di noi il nostro patriarca Cardinal Ryan. Ευχαριστήσουμε τον πατέρα Φαρούλο, με πόλεμους παρονίτες γυρίς, τη χοροδία, η οποία τόσο ωραία σαν με την παρουσία του εδώ σήμερα στην Ελληνική. Che bello essere Chiesa, che bello essere Chiesa, che bello essere il corpo di Cristo, Dio è un aspetto solo di Cristo, che bello essere chiamati ciascuno di noi nel suo carisma a lavorare, a testimoniare questa bellezza della salvezza. Dio è un aspetto solo di Cristo. Χάρισμά του να έρχεται και να προσφέρει σε αυτό το έργο της Σωτηρίας. Siamo Chiesa e siamo tutti chiamati a vivere la santità in Gesù Cristo. Είμαστε όλοι Εκκλησία, είμαστε καλεσμένοι να βιώσουμε, να ζήσουμε την αγιότητα εν Ιησού Χριστό. Non ci sono livelli, categorie nella Chiesa, siamo tutti un solo corpo. Ci sono diverse carisma nella Chiesa. Δεν υπάρχουν επίπεδα, κατηγορίες στην Εκκλησία, αλλά υπάρχει ένα σώμα, αλλά με πολλά μέλη αυτού του σώματος που προσφέρουν. Questo che abbiamo sentito nella lettera di San Paolo stamattina. Αυτό που ακούσαμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου σήμερα το πρωί. E questo che è legato al messaggio del Vangelo che abbiamo sentito, che tutti siamo chiamati ad andare, Gesù ci ha inviato ad andare. Si deve a ciò che ascoltiamo questo Evangelio, quando Gesù ci ha detto «να πάμε, να πούμε έξω, να πάμε, να προχωρήσουμε». Ad andare per diventare i Suoi testimoni, i Suoi discepoli, e il discepolo avrà la sorte del Maestro. Να πάμε κι εμείς να γίνουμε μαθητές του Χριστού και οι μαθητές του Χριστού να έχουν την ίδια μοίρα, την ίδια τύχη με τον Ιησού Χριστό. Il mondo di oggi ha tanta
Ο σημερινός προορισμός έχει ανάγκη να γνωρίσει τους μάρτυρες, αυτούς που δίνουν μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, για τη διδασκαλία του, για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. E questo incontro con i veri discepoli, con la lettera di Cristo, fa trasformare il mondo. E αυτή η συνάντηση των ανθρώπων με εμάς, με τα μέλη του Χριστού, με τα μέλη του σώματος του Χριστού, κάνει να μεταμορφωθεί ο κόσμος. E questa trasformazione che si vive nel cuore, nella mente, in tutto l'essere umano, sarà presentata ogni domenica e ogni giorno sull'altare dell'Eucaristia. Che a chi metamorfosi, pratica sti giornas, a tocca non metamorfone del pano, sto stin agia trapeza, tu non lo stessi. Che su questo altare diventiamo ogni domenica e ogni giorno una chiesa viva. Che io θυσιαστήριο την Αγία Τράπεζα, γινόμαστε κάθε φορά μια ζωντανή εκκλησία. E questa è la chiamata della Chiesa ad essere Chiesa comunione, Chiesa condivisione, Chiesa che va ad incontrare l'uomo, una Chiesa che testimonia nella parola, però anche nell'azione, la presenza viva del risorto. Αυτό είναι το κάλεσμα της Εκκλησίας να αποτελεί ένα σώμα, να συνεχίζεται τη διδασκαλία του Ιησού γύρω από το τραπέζι της Ευχαριστίας. Vogliamo chiedere ai nostri carissimi fratelli e sorelle qui presenti di pregare per noi, qui a Cipro. Abbiamo bisogno della vostra preghiera e del vostro appoggio. Θέλουμε να ζητήσουμε από εσάς, αδελφοί και αδελφές, να προσευχηθείτε για εμάς που βρισκόμαστε τώρα εδώ στην Κύπρο για να συνεχίσουμε αυτό το έργο μας. Perché questa terra, purtroppo finora divisa, separata, ha bisogno di vivere questa bellezza, a gustare che significa la pace e la riconciliazione delle anime. Γιατί αυτή η γη, αυτή η χώρα που είναι χωρισμένη, που είναι τόσα χρόνια διαλυμένη, έχει ανάγκη να γνωρίσει την ωραιότητα της ενότητας και της ειρήνης. Di nuovo, mille grazie per la vostra presenza, mille grazie che voi siete qui, avete fatto la vostra riunione qui a Cipro e siamo lieti e sicuramente la vostra presenza rimane nelle nostre preghiere, nei nostri cuori e sicuramente nella memoria di Cipro. Ancora una volta, πολλά ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ σε βασιλότατοι, αδελφοί ιερείς, οι οποίοι βρίσκεστε εδώ στην Κύπρο και προσέχεστε για μας. In questo senso noi offriamo la nostra vita al Signore.